felici di aver ospitato qui da noi la prima giornata del Made in Italy insieme al Polo Innovazione Abruzzo. È stata una giornata ricca di spunti, di idee, di elementi di approfondimento su questa interessante legge promossa dal nostro governo. Abbiamo raccontato i nostri progetti attuali e futuri. In questo campus stiamo realizzando numerose progettualità innovative. Come molti di voi sanno, abbiamo realizzato un'iniziativa insieme ad Elis per includere e creare ecosistemi territoriali, le cosiddette palestre relazionali, luoghi presso il nostro campus in cui ospitiamo dipendenti di altre aziende per sviluppare dei progetti di inclusione insieme, in cui facciamo formazione insieme, in cui creiamo delle relazioni significative. Questo è solo l'inizio dei nostri progetti di Open Innovation per quanto riguarda il 2024. Stiamo disegnando e implementando uno startup studio per trasferire e mettere a disposizione i nostri asset ad altre startup e idee innovative del territorio su filiere strategiche. Stiamo implementando la nostra strategia per quanto riguarda il trasferimento delle competenze attraverso un Academy e stiamo lavorando per la messa a punto di un Exhibition Center di rilievo qui in Abruzzo e su tutta la costa adriatica per ospitare manifestazioni e eventi di rilievo nazionale e internazionale.